Ciao amici, benvenuti in questo nuovo canale. Oggi vi porto qui sul mio canale le mie cose preferite di novembre. Questo video non lo faccio prima di tutto, non lo faccio per vantarmi o per vantarmi, ma non lo faccio perché comunque mi piace condividere le mie cose con voi. Iniziamo. Allora, scusate se si vede un doppiamento, ma fa parte del... Allora, iniziamo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è un libro, che in realtà io non leggo molto. Questo libro si chiama Come parlare perché i ragazzi ti ascoltano e come ascoltare perché ti parlano. Allora, io questo libro l'ho comprato perché da grande voglio diventare maestra, voglio fare la maestra d'asilo, e allora questo libro mi è servito molto. E sto a metà, cioè mi manca tutta questa parte, però sto alla 21ª pagina. E mi sa che è il secondo capitolo o il primo capitolo di questo libro. È molto bello perché comunque ti dà molti consigli e così vai. Poi passiamo con il secondo libro. Allora, questo, After, questo è il libro del film che è uscito ad aprile, è uscito aprile 2019. Se non l'avete visto, lo potete vedere sul computer in streaming. Ad esempio, questo libro non l'ho letto perché, appunto, come ho detto prima, non sono una che ama leggere. Vorrei leggervi una frase che è questa qui, che è scritta dietro alla fine sulla copertina del libro, che è: ogni storia d'amore lascia un segno, ma soltanto una ti cambia davvero la vita. Che a me comunque questa frase è piaciuta subito. Perché mi è piaciuta perché comunque sì, è vero che ogni storia d'amore ti lascia un segno dentro di te. Però secondo me l'amore vero, ma non l'amore di due fidanzati, è l'amore della famiglia, dell'amicizia, amore riferito in tanti sensi. Proprio l'amore vero secondo me ti cambia la vita proprio, cioè te la cambia, ecco. Quindi questo è il secondo libro che mi piace. Niente. Poi vi faccio vedere una collana che in realtà la tengo da quando ero piccola più o meno. Sì, me l'ha regalata mia nonna, anche a me e a mia cugina. È fatta così, con tutti i brillantini, e sopra dentro c'è scritta la E. È di Elena, ce l'ho sia io che mia cugina. E la metto quasi sempre. Ora l'ho tolta perché mi sono fatta la doccia prima, quindi l'ho tolta. Poi, come abbigliamento, scusatemi, abbiamo, state inventando un po', abbiamo questa maglietta che in realtà è molto semplice. L'unica cosa che mi è piaciuta un po' di più è questa cosa, cioè perché è troppo morbida, troppo soffice, è bellissima. Poi, aspettate che già c'è la piego, poi quest'altra maglietta, che aspettate che la giro perché me la sono messa ieri e quindi sta girata al contrario. Un attimo. E eccola, quest'altra maglietta che è tutta, come posso dire, illuminata, luminosa, tutta particolare, è corta. Guardate, è corta e ha maniche lunghe, però ovviamente per il fatto che io non uso molto le magliette corte,
Ho deciso di usare questa maglietta con una maglietta di sotto oppure il body, dipende con quello che volete, con quello siete più comode voi. E l'ho presa, non l'ho presa da qui, l'ho presa a Pavia, no, a Milano, quando sono andata da mio fratello. Poi questo giubbotto, che è bellissimo. Aspettate un attimo. Questo giubbotto, sì, dentro c'è la felpa, che è a tre quarti. Infatti questo te lo devi mettere ad esempio con una maglietta lunga, maniche lunghe di sotto, ed è corto, un giubbotto molto semplice. Aspettate che lo appendo alla sedia. E poi, come ultimo oggetto di abbigliamento, è questa gonna, che è semplice, sì, lo so, è molto semplice, però a me piace perché è stretta. Poi magari quando me la metto farò una foto dove la metto, e quindi in un video poi ve la farò vedere. È stretta comunque, è una cosa che a me piace tantissimo. E poi infine, come cose che io preferisco a novembre di più, cioè quello che uso un po' di più a novembre, sono anche queste scarpe, le fila, molto, cioè le fila semplici, solo che se riuscite a vedere un po', aspetta che ve lo avvicino, sono un po' rovinate, un po' sporche perché le metto comunque ogni giorno. Infatti, mi stanno dispiacendo perché comunque qua ad esempio sta un po' rovinata, vabbè, sotto stanno tutte sporche. Comunque scarpe molto semplici e molto comode, perché a me piace, mi piace vestire molto in modo sportivo, molto comodo. Quindi queste sono anche delle scarpe molto semplici e molto comode. E quindi, ah, un'altra cosa che me l'ho dimenticata era questa penna dell'unicorno, che è, guardate, se tu la sbatti, aspettate, prendo un attimo il telefono, se tu la sbatti si illumina, non so come farvi vedere, si illumina, ecco, e quindi è una cosa bellissima. Niente, spero che questo video vi è piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, baci!